È un pezzo di una tecnologia molto innovativa, nata con il Bitcoin, che permette di trasferire oggetti scarsi di valore in tutto il mondo, senza dover aver bisogno di un intermediario. Un'innovazione fantastica a cui non abbiamo mai potuto avere accesso prima di oggi, prima di internet e prima soprattutto dell'innovazione portata da Satoshi Nakamoto con il protocollo di consenso chiamato Nakamoto Consensus. Internet finora ci aveva permesso di trasferire informazione in maniera libera senza aver bisogno di dover passare da un intermediario. Adesso per la prima volta possiamo trasferire degli oggetti di valore da parte a parte. È una cosa estremamente rivoluzionaria, c'è bisogno di tanti sforzi, tanti investimenti per mettere in sicurezza un sistema del genere e la blockchain è un piccolo pezzo che permette di ottenere questo risultato. È un registro che contiene tutta la storia delle transazioni, è un registro immutabile. E il modo in cui è immutabile e viene mantenuto in sicurezza è straordinario perché non richiede dei segreti, ma richiede un segreto. Fino ad oggi, solitamente per mettere in sicurezza il sistema si utilizzava una password, un segreto, però la password è craccabile, è hackabile. Attraverso quello che viene chiamato social engineering si riesce ad accedere a pressoché qualsiasi cosa e si riescono a bucare questi sistemi. La blockchain invece ha un modello di sicurezza completamente diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. Il modello di sicurezza è secret free, è piuttosto invece basato sulla proof of work, che permette di mettere insieme in sicurezza l'intero sistema con dei costi evidenti. Quindi il sistema, se lo si vuole attaccare, bisogna essere in grado di poter sostenere una serie di costi estremamente elevati. Per riuscire a scambiarsi valore senza intermediari, ci sono una serie di complicazioni. Chiunque ha incentivi a cercare di appropriarsi di questi oggetti di valore disponibili per tutti. E allora bisogna riuscire a trovare un modo per mettere d'accordo tutti su quanto ognuno possiede di questi oggetti di valore, questi token, senza dover fidarsi di un'entità superiore. Nel modello permissionless, delle blockchain permissionless, funziona esattamente come appena spiegato, ossia senza alcun intermediario di mezzo. Nei sistemi permissioned invece si ritorna al modello precedente, quello a cui siamo abituati fino ad ora, in cui la sicurezza viene garantita da delle entità di cui ci fidiamo che gestiscono la sicurezza di questo sistema. Sono linee in cui, tipo account, in cui ognuno c'è scritto ogni persona quanto possiede. E viene aggiornato soltanto il numero di quanto ogni persona possiede. Invece, dall'altra parte, nel mondo permissionless, abbiamo delle persone che trasferiscono dei token di valore a tutti gli effetti. È un modello completamente diverso. Da una parte abbiamo una fotografia che viene aggiornata, dall'altra abbiamo degli oggetti che vengono trasferiti. Bitcoin ha portato una rivoluzione sociale per cui la nostra società in questo momento non è ancora pronta. Ci vuole un cambiamento di mentalità e bisogna riuscire a rendersi conto di come avere un sistema alternativo, parallelo, che ci permetta di poter fare a meno degli intermediari è qualcosa di davvero fondamentale per la libertà e per i diritti fondamentali delle persone. Nel momento in cui per qualsiasi motivo, in qualsiasi stato, in qualsiasi parte del mondo, ci fossero delle restrizioni alla libertà di una persona di poter esprimere le proprie opinioni, solitamente gli si possono bloccare completamente ciò che possiede nel proprio conto in banca. È per questo che solitamente i bitcoiner sono un po' anarchici, antisistema,
ma in realtà io per esempio di canto mio non sono per niente anarchico né rivoluzionario, però mi rendo conto di quanto sia importante poter avere un sistema parallelo che ci garantisca una libertà di base a tutti in tutto il mondo, in qualsiasi condizione. La poca informazione che gira circa i bitcoin è, possiamo dire, manipolata o probabilmente poco compresa in realtà dai giornalisti, mi verrebbe da dire, e riguarda l'utilizzo finale dei bitcoin. La realtà è che sì, se viene utilizzato il bitcoin per fini illeciti, bisogna ricordarsi che la moneta classica a cui siamo abituati, gli euro, i dollari, sono tutti quanti utilizzati alla fine, anche quelle per fini illeciti. L'unica differenza è che non lo sappiamo, mentre invece con Bitcoin, alla luce degli occhi di tutti, che vengono utilizzati anche per quello, ma non soltanto per quello. La blockchain permetterà, soprattutto la blockchain permissionless, che è la vera blockchain, permetterà di avere, a mio avviso, tante reti in cui si possa scambiare valore da parte a parte, interoperabili fra di loro, ognuna con le sue caratteristiche, che potranno un giorno permettere di utilizzare internet, l'infrastruttura di base per scambiarsi l'informazione, per potersi scambiare oggetti più complessi, oggetti di valore, scambiabili soltanto grazie a delle condizioni specifiche che si devono verificare nel mondo reale. E grazie a Bitcoin e alla blockchain che ci sta sotto, riusciremo a poter trasferire questi oggetti di valore in maniera seamless, senza degli intermediari e soprattutto in maniera automatizzata.